questa tensione, la chiamo così, forse non è la parola giusta, nel momento in cui si gira un film, a te non passa mai, so che non passa quasi a nessun regista, ed è però utile, anche se ti porta magari a rifugiarti nella roulotte. Per fortuna c'è la roulotte, cioè, no, sì, è utile, certo, perché come nella vita, appunto, quello che ti fa paura lo devi guardare in faccia. Guardare in faccia, cercare di capire e affrontarlo con la voglia di superare il problema. Quindi, ogni film all'inizio ti fa paura. Sono in uno strano momento adesso, perché questo film l'ho fatto un anno fa, questo che vedete stasera, e ne sto già preparando un altro. Quindi esce questo e sono in preparazione per un altro. E questo prossimo che arriva mi fa paura, non c'è niente da fare, ma è affascinante il fatto di guardare una cosa che tu ami, che hai pensato quando sei libero a scrivere nella tua cameretta da solo, sei libero completamente, puoi inventarti qualsiasi cosa, poi dopo devi fare i conti appunto con la realtà delle cose e tutti questi sogni che hai avuto, che erano semplici e facili nella tua mente, poi diventano concreti e devi renderli visibili, realizzabili. Quel momento lì è difficile. La cosa più bella è quando poi arrivi in sala di montaggio ed è il riscoprire il film, riscoprire quello che tu hai fatto. Sapessi, sembra più che una cosa suicida, una cosa sulla psicanalisi, però lascialo dire, perché in parte è così, ecco, appunto, io con lui, con l'analista, analizzavo più i film che i sogni, perché molte volte. Quando stai entrando in un film nuovo, devi poter lasciare libera la tua testa e il tuo cuore di abbandonarsi al tuo sogno, che non sai bene dove ti porterà. E quando sei in sala di montaggio, si dice proprio la stessa, si usano le stesse parole della psicanalisi: organizzare il materiale, cioè tu riguardi tutto quello che hai fatto, che hai vissuto, e te lo metti in ordine. Buongiorno, sono Antonella Molinaro di Cineo, Istituto di Cinema. Mi è molto piaciuta la suo intervento sulla paura, sul terrore che ha all'inizio del film. Vorrei sapere quanto dura questo terrore e poi quali sono le emozioni che vive durante tutto il processo di creazione del film. È interessante. Allora, questo terrore finisce il giorno, finisce, comincia a attenuarsi piano piano il giorno del primo ciak. Perché? Perché sei costretto a trasformare, a vedere realizzato nella pratica quello che tu hai sognato. La vicinanza delle altre persone, della troupe, sono 60-70 persone. Quando io arrivo la mattina sul set, ci sono una sessantina di persone che aspettano di sapere da me che cosa devono fare. Io non sempre lo so che cosa devono fare. Quindi chiedo sempre 10 minuti, per favore, in cui posso camminare nel set, della giornata e cominciare a capire come inquadrare questa cosa e come raccontare la scena che devo fare. Questo, piano piano, giorno per giorno, la vicinanza delle persone, il loro lavoro, vedere stendere un carrello di 12 metri o un braccio remotato della macchina che deve entrare, vedere tutte queste persone che stanno lavorando per cercare di fare bene quello che tu avevi pensato, è una forza enorme, c'è cioè un'energia enorme che ti arriva e piano piano. Questa cosa, la presenza del lavoro delle altre persone con te, mi fa andare via la paura.